done so that the Holy Mass could be celebrated today, despite the many difficulties posed by the COVID-19 virus. Ma ci sono due persone alle quali non posso non tributare il ringraziamento di tutti noi che siamo qui oggi. A Padre Enzo Fortunato e al Sindaco di Scala Luigi Manzi vanno il nostro più sentito grazie per l'invito e per quanto da loro fatto perché oggi potesse essere celebrata la Santa Messa nonostante le mille difficoltà poste dal rischio Covid-19. My thanks also go to the city of Scala, which welcomed us with the traditional warmth of these places, a town to which the Sovereign Order of Malta and its members are deeply attached. Grazie va anche alla città di Scala che ci ha accolto con il tradizionale calore proprio di questi luoghi. Una città questa alla quale il Sovrano Ordine di Malta e i suoi membri sono profondamente legati. Finally, I would like to thank the more than 100 knights, ladies, chaplains and volunteers of the Order of Malta who have come from all over Italy to represent the entire Order of Malta, and in particular the three Italian Grand Priories, our military corps, and the Italian Relief Corps. Infine, ringrazio gli oltre 100 cavalieri, dame, cappellani e volontari dell'Ordine che sono giunti da tutta Italia in rappresentanza di tutto l'Ordine di Malta, ed in particolare dei tre Gran Frati italiani, del nostro corpo militare e del corpo italiano di soccorso. Not many religious orders can celebrate an event that happened 900 years ago. This is the third time for us in the last 20 years. It is a privilege, a view certainly, but it is a privilege that we must continue to earn through our daily commitment. In the wake of traditional and example left to us by our founder, Blessed Gerardo. Non sono molti gli ordini religiosi che possono celebrare un evento accaduto 900 anni fa. Questa è la terza volta per noi nel corso degli ultimi 20 anni. È un privilegio di pochi, certo, ma è un privilegio che noi dobbiamo continuare a meritare attraverso il nostro impegno quotidiano, nel solco della tradizione e dell'esempio che ci ha lasciato il nostro fondatore, il Beato Gerardo. These last few months have been extremely painful for the whole world, and for our order in particular. On the one hand, the coronavirus pandemic, which has required all of us to multiply our commitment our medical, social, and spiritual mission. On the other, the loss of our beloved Grand Master, Fra Giacomo della Torre, whom the Lord called to himself on the 29th of April last. Questi ultimi mesi sono stati estremamente dolorosi per il mondo intero e per il nostro ordine in particolare. Da un lato la pandemia di coronavirus che ha richiesto a tutti noi di moltiplicare l'impegno nella nostra missione medica, di assistenza sociale e spirituale. Dall'altro la perdita del nostro amato Gran Maestro, Fra Giacomo della Torre, che il Signore ha chiamato a sé lo scorso 29 aprile. I wish to address my thoughts to him today, to Fra Giacomo, who was Beato Gerardo's 80th successor to the leadership of our order. To him, the most generally had accepted with enthusiasm the invitation of Padre Fortunato and Mayor Luigi Manzi to come on pilgrimage today to Scala, a commitment that, thanks to our Lord, we have been able to maintain. May the example of Fra Giacomo, with his fidelity to our order and to our Holy Church
and his dedication to the works and comfort of our Lord, the sick, continue to guide our actions. Desidero rivolgere a lui il mio pensiero nella giornata di oggi. A Fra Giacomo, che del Beato Gerardo è stato l'80° successore alla guida del nostro ordine. A lui, che lo scorso gennaio aveva accettato con entusiasmo l'invito di Padre Fortunato e del Sindaco Manzi di venire in pellegrinaggio oggi a Scala. Impegno che grazie al nostro Signore siamo stati in grado di mantenere. Che l'esempio di Fra Giacomo, con la sua fedeltà al nostro ordine e alla nostra Santa Chiesa, e la sua dedizione alle opere e al conforto dei nostri signori malati, possa continuare a guidare le nostre azioni. You, the Mortis members and volunteers throughout the world, are proud of their history and traditions, which they translate daily into commitment to alleviate human suffering. Now a unique configuration is a lay religious order, sovereign institution and medical and humanitarian organization, we continually extend our activities to respond to requests for aid and assistance. In this work, the Order of Malta is facilitated by its humanitarian diplomacy, having full bilateral diplomatic relations with 110 countries and permanent observer status at the United Nations, in addition to its missions accredited to numerous international organizations. I membri dei volontari dell'Ordine di Malta in tutto il mondo sono orgogliosi della propria storia e delle proprie tradizioni, che traducono quotidianamente nell'impegno ad alleviare la sofferenza umana. Nella nostra configurazione unica al mondo di ordine religioso laicale, istituzione sovrana e organizzazione medica ed umanitaria, estendiamo continuamente le nostre attività per rispondere a richieste di aiuti e di assistenza. In quest'opera l'Ordine di Malta è facilitato dalla sua diplomazia umanitaria, potendo contare su piene generations